Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mille Modi per Brindare speciale San Valentino. Lo so che state aspettando tutti di vedermi fare un cocktail, ma oggi non preparerò nessun drink. Per questo San Valentino ho voluto fare una cosa davvero molto diversa. Cioè voglio darvi qualche piccolo consiglio per essere dei perfetti gentiluomini per questa sera. Non sto facendo questo video per dire che io sia un signore, però semplicemente perché in tanti anni che lavoro come barista e vedo davvero tante coppie passare davanti al mio banco bar, ho visto delle scene raccapriccianti. Per cui con questo piccolo video cerchiamo di evitarle. Regola numero 1. Se sei uscito con la tua compagna, nel momento in cui arrivate dinanzi alla porta del locale, se non c'è una persona addetta ad aprire la porta, toccherà proprio a te, amico mio. Sì, devi aprire la porta. Lo ripeto, sembra banalissimo, ma non lo vedo fare quasi mai. Regola numero 2. A meno che tu non sia un prestigiosissimo chirurgo che opera a tutte le ore del giorno e della notte, quando sei in compagnia della tua consorte, dimenticati il cellulare. È davvero molto brutto vedere anche da lontano coppie che stanno tutto il tempo con il telefono senza nemmeno guardarsi in faccia. E a proposito di lasciar stare i telefoni, regola numero 3, trova un dialogo. Anche se hai lasciato stare il telefono, non puoi stare tutto il tempo così. Ma piuttosto inizia a parlare di qualcosa. E qual è il modo migliore per iniziare a parlare? Fare qualche domanda alla tua partner. Chiedile com'è stata, chiedile qualsiasi cosa, purché parlate. È davvero bruttissimo anche solo guardare una coppia seduta a un tavolo che stanno lì seduti in silenzio e non si dicono nulla. Immagina starci. Consiglio numero 4. Siamo arrivati al momento dei menù. Il cameriere ti ha appena portato i menù, avete scelto cosa ordinare, il cameriere torna per ordinare. Cosa fai? Ma sì, per me è una carbo... No, assolutamente. Fai ordinare prima la tua partner. È una cosa un po' antica, ma fidati, le ragazze ci fanno caso. Consiglio numero 5. Questa è una cosa che dà molto fastidio in primis a me stesso, per cui l'ho infilata in questo video, anche perché è una piccola arma per riconoscere sempre i veri signori. Tutti i bicchieri con lo stelo, come quelli che ho qui davanti a me, si prendono sempre dallo stelo. Lo stelo è questa parte qui del bicchiere, il gambo. Quindi la prossima volta che vai a brindare, non prendere il calice come se stessi afferrando una palla da tennis da lanciare al cane. Prendilo con stile. E parlando di bicchieri, arriviamo alla regola numero 6. Assicurati che la tua compagna abbia sempre il bicchiere pieno. Dovrai essere un po' il sommelier del tavolo. Mentre stai cenando, appena vedi che lei finisce il suo bicchiere, riempilo sempre. E ogni qualvolta stai riempiendo il tuo bicchiere anche per della semplice acqua, versala anche a lei. Anche questo è uno di quei dettagli che poi le donne riescono a riconoscere. Consiglio numero 7. Io non sono un fumatore, ma posso capire che durante una cena, magari che dura un po' più del previsto, è necessario alzarsi e andare a fumare. Ecco, questa è una cosa davvero molto sgradevole. Se la tua compagna non è una fumatrice, non lasciarla lì da sola a tavolo per andare a fumare. O ti fai accompagnare, con la scusa di una sigaretta fate anche una passeggiata all'aperto, oppure, caro amico mio, questa sera non si fuma. Consiglio numero 8. Non dire buon appetito. Sì, lo so che può sembrarti un gesto molto carino da fare, ma ti assicuro che il bon ton vieta in maniera insindacabile di dire proprio buon appetito prima di iniziare a mangiare. Ma in ogni caso, se ti viene detto, fai finta di niente e rispondi anche tu buon appetito. Consiglio numero 9. Hai appena ordinato una buona bottiglia di vino e il cameriere te la sta portando. Arriva al tavolo, la stappa e la fa assaggiare. Nel 90% dei casi la farà assaggiare all'uomo. Ora, anche se non siamo dei perfetti sommelier, comunque assaggiamo il vino e limitiamoci semplicemente a capire se possa piacere a noi. Ma ti do un ulteriore consiglio. Fallo assaggiare anche alla tua partner. I tuoi gusti e i suoi gusti non sono uguali. Se per te questo vino è fantastico, non è detto che sia lo stesso anche per lei. Di conseguenza, meglio far assaggiare anche a lei piuttosto che passare tutta la serata a bere da solo. Consiglio numero 10. Sempre parlando di calici, quando ti viene versato il vino e l'hai scelto con la tua compagna, non sbattere il bicchiere e dire cin cin. È una cosa proprio cafonissima. Piuttosto, alza il calice, guardatevi negli occhi e dite semplicemente salute. Consiglio numero 11. Usciamo fuori dal decalogo. Se avete ordinato il dolce, lascia che sia lei a mangiare l'ultimo pezzettino, che alla fine è sempre il più ambito. Ed infine, consiglio bonus numero 12. Fai il cavaliere. Metti mano al portafogli e paga la cena. Almeno per San Valentino. Bene ragazzi, spero che questo episodio un po' diverso dal solito di Mille Modi per Brindare vi sia piaciuto, perché vi dico la più sincera verità. Sono stanco di vedere scene del genere davanti al banco bar. Purtroppo se ne vedono davvero tante. In ogni caso, se hai altri consigli, lasciali qui sotto e non dimenticarti di farmi sapere la tua opinione nei commenti. Ciao ragazzi, buon San Valentino!